Le proteine rappresentano un'importante classe di molecole biologiche e svolgono diverse funzioni all'interno dell'organismo. Forniscono infatti struttura e sostegno al nostro corpo e inoltre ne permettono il movimento. Costituiscono le cellule del sistema immunitario e inoltre intervengono in tantissimi processi cellulari. Le proteine sono costituite da tanti mattoncini definiti amminoacidi. Gli amminoacidi sono 20, ma 8 di questi vengono definiti essenziali, poiché non riescono ad essere sintetizzati dal nostro organismo e devono quindi essere introdotti mediante l'alimentazione. Le fonti proteiche possono essere di due tipi. Possiamo avere fonti proteiche di origine animale, come carne o pesce, o i loro derivati come uova e latticini, o fonti proteiche di origine vegetale come cereali, frutta a guscio o legumi. Le proteine di origine animale vengono definite proteine ad alto valore biologico poiché contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Quelle di origine vegetale invece sono a basso valore biologico poiché non contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Proprio per questo è importante bilanciare quelle diete vegetariane o vegane e combinare tra di loro gli alimenti di origine vegetale, come ad esempio cereali e legumi, in modo tale da avere tutti gli amminoacidi di cui abbiamo bisogno. Nella dieta di tutti i giorni, le proteine devono rappresentare almeno il 15% delle calorie giornaliere totali.